con un intervento sul tema Gli intellettuali e il regime, estratto dal suo ultimo libro In guerra con il passato, le falsificazioni della storia, il giornalista e storico Paolo Mieli ha inaugurato all'Aquila il nuovo anno accademico 2016-2017 dell'Accademia di Belle Arti. Sono lieto di intervenire per dialogare con dei futuri creativi, ha dichiarato Paolo Mieli. Per vincere le guerre del presente e dell'avvenire dobbiamo prima regolare un conto bellico con il passato, fare chiarezza, eliminare molte menzogne, ed in questo incontro ho fatto l'esempio di alcune delle zone in cui fare chiarezza. Mieli ha incontrato studenti e docenti dell'Accademia Aquilana, con i quali continuerà a dialogare grazie all'attivazione di un nuovo corso per la creazione di format televisivi. Ci sono stati poi riferimenti anche alla vicenda aquilana, con un messaggio alla popolazione. Cadere in ginocchio e rialzarsi, cadere in ginocchio e rialzarsi, e alla fine questa cosa porterà del bene all'Aquila. Vedrete che questa storia finirà bene. L'unica cosa che io aggiungerei è una nota di fiducia nel futuro, cioè di non fare una cosa solo lamentosa, piagnisteo, perché penso che il resto d'Italia, l'Aquila, sapete di che cosa si parla, ma il resto d'Italia, se derubrica tutto al pianto dell'Aquila, volta pagina, metaforicamente parlando, e non sta più neanche a sentire. Il nuovo anno dell'Accademia di Belle Arti coincide con un momento di forte rilancio dell'istituto che, dopo alcuni anni molto difficili legati alla situazione del post-sisma, ha fatto registrare un vero e proprio boom delle immatricolazioni, con 141 nuovi iscritti a fronte dei 92 dello scorso anno. Sale così a circa 400 il numero degli studenti dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, che registra un forte interesse da parte dei giovani verso le sue proposte. C'è un grande interesse per le iniziative che sta assumendo l'Accademia, e quindi i giovani si sentono attratti da queste iniziative, danno sfogo anche alle loro capacità artistiche e creano quindi delle opportunità per la loro vita futura. Un successo dovuto alla politica di implementazione offerta didattica che per questo nuovo anno ha visto l'attivazione di nuovi corsi di diploma come quello in fotografia e l'avvio definitivo della scuola di restauro. Lo scorso anno inoltre gli studenti sono stati protagonisti in numerose ed importanti iniziative come la mostra d'arte contemporanea Eremi d'arte, che si è svolta per tutta l'estate in molti eremi del territorio abruzzese, coinvolgendo una ventina di artisti provenienti da molti paesi europei, e poi ancora il convegno internazionale del restauro con una mostra dedicata al disegnatore di antichità Giovanni Ioppolo. Sono stati mesi molto intensi, quelli che ci siamo lasciati alle spalle, ha affermato il direttore dell'Accademia Marco Brandizzi, caratterizzati da un lavoro di ricerca e di innovazione che ci fanno guardare con ottimismo al futuro.